fino a prima delle ferie lavoravano, molto prima, adesso mettiamo fino a giugno tutto, luglio anche, poi basta, è cominciato a calare e via. Siamo arrabbiati, siamo sconcertati perché ci hanno portato via un pezzo della nostra casa e quindi non lo trovo nemmeno giusto che loro ci lasciano in queste condizioni, perché noi queste sono tutte case costruite su sacrifici di gente che ha lavorato e per non vedere, infatti c'è l'ultima casa in fondo, sono già morti, ha capito? Dopo che sia stato il loro destino, però uno che si fa una casa, che si mette a posto il loro... Guardi, prima qua avevamo un muro che arrivava fino qua, noi non riuscivamo neanche a passare, mi segua, fino qua. Poi veramente ci siamo stancati e abbiamo cercato di spingere di là perché non riuscivamo neanche a mettere la spazzatura. Vede, ci hanno rotto tutto questo. Un nostro muratore ha detto speriamo che non ti vi scivola giù, così venga, guardi, ecco, era fino qua, questa rete qua era fino qua, noi abbiamo qua un deposito dove c'è dentro tutte le nostre cose. E qui noi era il nostro il mare montagna, noi non usciamo mai e quindi noi d'estate con mia suocera che ha 91 anni passavamo qua e loro ci hanno, ma più che altro abbiamo fatto un sacrificio per fare questo pezzettino, tra l'altro mettevamo anche le macchine. Perché rompere, perché bucare queste cose qua? Ci lasceranno tutto questo danno, quello che mi daranno non basteranno neanche, perché qua ci vorrà 10.000 euro a ricostruire tutto questo pezzo qua. Insomma, noi non c'è veramente, poi se va anche dal sindaco di come si chiama, di Induno, sono tutti arrabbiati. Se lei va a Arcisate, c'è sul muro che sono hanno fatto una porcata e quindi sono dei disgraziati e hanno lasciato un paese in una situazione non bella. Ma l'acqua è sempre qua? L'acqua è sempre là, vicino alla sorgente. E poi stagna, quando piove non è più, va lì, pieno di zanzare, sciarine la sera. C'era la strada, c'era il cancello, c'era tutto, hanno rotto tutto, spaccato tutto, via. Cosa vuole che proviamo? Ormai siamo abituati. I disagi ci sono, anche perché in casa la macchina non si può entrare. Il cortile, guardi com'è messo, è rovinato su tutto, spaccato tutto. Io spero che prima o poi, spero, però non lo so. Che dobbiamo fare quando ho le borse ben pesanti, la devo fare tutta a piedi. Qua. Non è il primo che viene comunque, l'ho già fatto vedere un po' di volte. Qua, adesso magari lo prendo un piccolo. Abito proprio all'ultima casa. Tutto è cambiato, le macchine sono fuori dove lei l'ha lasciata lì e mi devo fare tutta la strada a piedi con la spesa pesante, l'acqua, le borse. Che in teoria quello che prima avevamo di bello, adesso non c'è più niente. Siamo qua, prigionieri della tecnologia. Se si può chiamare tecnologia. Se dovessi sentire male arrivare qua con l'ambulanza. Sì, no, ma qua non passa nemmeno.
una persona anche l'ombrello. con un'invalidità che vabbè l'ombrello si può anche chiudere, però con l'invalidità o la carrozzina, guardi se è possibile nell'era atomica essere messo in queste condizioni. Una cosa fuori del normale. Le uscite dei nostri garage, no? Quindi noi abbiamo tutti i garage liberi perché abbiamo dovuto mettere le auto in un piazzale provvisorio, quindi dobbiamo andare a fare la spesa, ci dobbiamo fare 300 o 400 metri con le borse della spesa. Piove, nevica, qua non si è mai, l'anno scorso più c'era un metro di neve, non si sapeva più dove mettere la neve. Insomma, siamo in una situazione proprio di massimo degrado, con le varie spaccature dei vari muretti, perché qua chiaramente ha ceduto un po' tutto, no? E poi con questi bei risultati, no? C'è stato un inizio, ma alla fine non si sa. È buona? Ti piace? Questa è la nostra situazione. In teoria quello che era la ferrovia era questa qua. Chiaramente oltre il muretto c'era la nostra strada privata che probabilmente qui va giù. Tutto questo qua è. Qui si è passato 2 centimetri. Si è frenato tutto. Per entrare in casa dovevamo fare il giro del paese. Di là non si poteva entrare. Prende una donna, va a fare la spesa a piedi, guardate cosa prende. Devo fare 1 chilometro per il giro del paese. Che andava a Tico su, che è di là. Devo fare tutti i giri del paese, poi scende giù dalla via Isacci, degli Isacci. E qui abbiamo le macchine. Queste qui sono le macchine.